Dio è più capito, bianchi e lunghi, perché Dio ha reso sexy i capelli lunghi. Se non fosse per lui, noi oggi non saremmo a parlare di Sean Connery, che a 90 anni è ancora un bell'uomo. No, Sean Connery è un anziano, uno che secondo me è pelato, e Allah, voi sapete che Allah è proibito al musulmano di produrre la sua immagine in giro, forse perché Erode e Chiccherone di vedersi sempre dappertutto. Ah, e se qualche musulmano adesso volesse farmi fuori, non lo fate, deve essere ragione a Salvini, grazie. Adesso voi mi poteste chiedere, e Buddha è pelato? No, se c'è qualche buddista qui, me lo può confermare, Buddha non è un dio, i buddisti non venerano Buddha, lo stimano, dicono a me di essere pelato, il ciccione passa sempre a dire, forse ha capito qualcosa della vita che noi ancora non sappiamo. Impariamola, siamo una per rimontare questo buddismo. I dei sono per natura altamente sexy e i capelli lunghi omettono questo fattore. Zeus aveva il taglio medio lungo con la permanente che permetteva di scantare fulmini in culo alla gente senza rovinarsi l'acconciatura. Odin era un gigante alto 16 metri cubi, quindi i capelli bianchi e sottili come Patti Pravo. È tutta pressione psicologica sulla nostra cultura. E sapete una cosa? Io ho capito perché c'è questa missione psicologica, perché in realtà la notizia è tutto un complotto. Perché qual è la prima regola del complottismo? I poteri forti governano il mondo inculcando nelle persone idee sbagliate, idee fuorvianti, ci fanno credere che il mondo funzioni in un modo mentre funziona diversamente. Quindi, se il nostro immaginario collettivo è dominato da sta gente con capelli lunghi, per quando esce dall'acqua fanno lo schizzo a mezzaluna perfetto di mortacci loro, allora vuol dire che il nostro mondo è dominato da una setta di pelati a cui fa comodo che noi rivolgiamo l'attenzione ai capelloni, così loro rimangono a tramare nell'ombra. È un caso che Voldemort sia pelato? È chiaro, c'è una setta di pelati che ci controlla, sappiatelo. Vedo anche possibili seguaci qui in mezzo, quindi, visto che ci controllano e ci vedono anche adesso qui, colgo questa occasione per fare un annuncio importante. Cara setta dei pelati, datemi almeno una quindicina d'anni e poi voglio essere dei vostri. Abbasso Che Guevara, abbasso Reddit, viva Aldo Baglio, Checco Zalone e Johnny Sins, grazie.